And I believe tonight that I've come to preach faith. Stasera io credo e sono venuto a predicare fede. That God is able to do. Che Dio è in grado di fare. Exceeding. Al di sopra. Abundantly. Abbondantemente al di sopra. Above all that we can ask or think. Di quello che noi siamo in grado di chiedere e pensare. According to the power. Secondo la potenza. That worketh in us. Che opera in noi. Is there faith working in you right now? C'è fede in azione dentro di voi in questo momento? Is the power working in you tonight? C'è una potenza che opera in voi stasera? Hallelujah! I'm going to preach to you tonight from the word of the Lord. Voglio appunto stasera predicarvi dalla parola di Dio. If you stand for the reading of the word, that's fine. If not, that's okay. Psalm 37, verse 23. Leggiamo nel Salmo 37, verso 23. And this message tonight, I believe God wants us to take three steps. E per mezzo di questo messaggio credo che Dio voglia guidarci a fare tre passi particolari. Everybody say three steps. Tutti quanti insieme diciamo tre passi. Tre passi. Psalm 37 verse 23. Salmo 37 verso 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. And he delighteth in his way. Egli gradisce le sue vie. Though he fall, 24, se cade, he shall not be cast down. Non è però abbattuto. We can stop right there. E potremmo fermarci proprio qua. How many believe the word? Quanti di voi credete la parola di Dio? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for your word tonight. Grazie Signore per la tua parola. I pray for a special anointing. E ti prego che tu ci dia una of the Holy Ghost to touch us tonight, Lord. Lo Spirito Santo che tocchi ognuno di noi. Speak to us, Lord. Parlaci, Signore. In the name of Jesus Christ. Nel nome di Gesù Cristo. And everyone said amen. Tutti quanti dite amen. Hallelujah. Amen. Amen. You may be seated. Potete accomodarvi. David said in Psalm 87, though I walk in the midst of trouble. Davide nel Salmo 87 dice, anche se io dovessi camminare in mezzo ai problemi, alle difficoltà, thou wilt revive me. Tu mi ridarai vita. Thou shalt stretch forth thine hands against the wrath of mine enemies. Tu tenderai la tua mano contro l'ira dei miei nemici. I believe the first step that God wants us to take tonight. Io credo che il primo passo che Dio vuole che noi facciamo stasera is a personal revival. È un risveglio personale. He said, "Revive me." Noi dobbiamo dire risvegliami. I'm not praying for my brother. Io non sto pregando per il mio fratello. At this point I'm not praying for my sister. Non sto pregando per mia sorella. But God, I want you to revive me. Ma Dio, voglio che tu risvegli me. I need a personal revival. Io ho bisogno di un risveglio personale. I need God to touch my mind. Io ho bisogno che Dio tocchi la mia mente. I need God to revive my spirit. Io ho bisogno che Dio risvegli il mio spirito. Because every one of us here today. Perché tutti quanti noi qui stasera. It doesn't matter who you are. Non ha importanza chi tu sia. Whether you're the preacher in the pulpit. Che tu sia tu puoi essere il predicatore dietro il pulpito. Or you're a saint in the pew. O semplicemente un fedele tra i banchi. We all need a spiritual revival. Tutti noi abbiamo bisogno di un risveglio spirituale. Because we live in a world. Perché viviamo in un mondo that wants to totally take away the Spirit of God out of our lives. Che vorrebbe togliere dalla nostra vita lo Spirito di Dio. But the Bible says, greater is he that's in me. Ma la Bibbia dice, più grande è colui che è in me. Than he that's in the world. È colui che è nel mondo. Hallelujah. Greater is he that's in me. Più grande è colui che è in me. And I've come tonight to tell you. E son qua per dirvi stasera. That you are going to have a personal revival.
che voi avrete un risveglio personale. And I am going to have a personal revival. Ed io avrò un risveglio personale. God is going to touch your mind. Dio toccherà la tua mente. God is going to touch your heart. Dio toccherà il tuo cuore. You see, what we need today is miracle eyes. Quello che noi abbiamo di bisogno oggi sono degli occhi miracolosi. And we need miracle minds. Abbiamo bisogno di menti miracolose. Because there are things around us. Perché ci sono cose intorno a noi. That want to make us doubt the word of God. Che vorrebbero farci dubitare della parola di Dio. The enemy wants to steal from you the joy of the Lord. Il nemico vorrebbe privarti e derubarti della gioia del Signore. But this is what I feel to preach to you tonight. Ma questo è quello che sento di dovervi predicare stasera. The first step we've got to take is for a personal revival. Il primo passo che dobbiamo fare è un passo per un risveglio personale. Oh God, revive my worship. Oh Dio, risveglia la mia adorazione. Hallelujah! Revive my worship. Risveglia la mia adorazione. I don't want to just come to your house because it's my duty. Non voglio semplicemente venire nella tua casa. But I come here because I need a revival in my spirit. Ma vengo qua perché ho bisogno di risveglio nel mio spirito. David said, "Revive me, O Lord." Davide ha detto, risveglia mio Signore. I believe I'm preaching to people tonight. E credo di predicare a persone stasera. That the enemy has been coming against your mind. Le cui persone hanno avuto un attacco del nemico nella propria mente. And the enemy has said, you're not going to be healed. E il nemico ti ha detto, tu non sarai guarito. Or you're not going to be delivered. O tu non sarai liberato. Or you're going to have to put up with this problem through the rest of your life. O dovrai sopportare questo problema il resto della tua vita. But I've come with a word of faith for you tonight. Ma sono qui con una parola di fede stasera. That God is going to revive your mind. Dio vuole risvegliare la tua mente. He's going to revive your spirit. Lui risveglierà il tuo spirito. In this service tonight. In questo servizio stasera, there is a revival. C'è risveglio. That can happen to individuals. Risveglio che succederà ad individui. And you can know that God has touched you. E tu saprai che Dio ti ha toccato. Maybe you come here tonight and you feel like you're going through a trial. Forse sei venuto qua avendo attraversando delle prove. And you feel dry in your spirit. E ti senti arido nel tuo spirito. But there's an anointing in this house tonight. Ma c'è unzione in questo luogo stasera. And it's the anointing of the word of God. C'è l'unzione della parola di Dio. And the Lord says to you. E il Signore ti dice. Lift up your heads. Alza il tuo capo. Lift up your hands. Alza le tue mani. Lift up your heart. Alza il tuo cuore. Lift up your faith. Alza la tua fede. And see what I'm going to do for you. E vedi ciò che io farò per te. Quit looking at the doubts. Smettila di guardare verso il dubbio. Quit looking at what the devil wants you to look at. Smettila di guardare verso la direzione che il diavolo ti suggerisce. Revive me, O Lord. Signore, risvegliami. I feel a revival in this place. Sento risveglio in questo luogo. I feel a personal revival in my own spirit right now. Sento risveglio personale negli spiriti di ognuno di noi proprio ora. Lift your hands and praise him with me right now. Alzate le vostre mani e lodatelo proprio ora. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grazie, Signore. Thank you, Jesus. That first step is a very important step. Questo primo passo è un passo molto importante. Because when we get revived as individuals, perché quando noi veniamo risvegliati come individui, something begins to happen collectively. Qualcosa di collettivo comincia a succedere. It begins to move from one to another. Qualcosa che comincia ad agire da uno all'altro. How many has ever come to church? Quanti di voi siete mai venuti in chiesa? And maybe you were discouraged. E magari eravate scoraggiati. Ah, you were sick. O eravate infermi, malati. But you saw somebody else praising God. Ma avete visto qualcun altro lodare Dio? That was in worse shape than you were. Ed era in condizioni peggiori che voi. And you said, if they can praise God, e voi avete pensato, se lui può lodare Dio, io posso lodare Dio. If God healed them,
Se Dio ha guarito loro, He can heal me. Può guarire me. If God revived them, se Dio ha risvegliato loro, He can revive me. Può risvegliare me. Hallelujah! I tell you. Gloria al tuo nome, Dio. Hallelujah! Hallelujah! A revival, a personal revival, involves repentance. Un risveglio personale richiede pentimento. David said, "Cleanse me, O God." Davide ha detto, "Purificami, Signore." Give me a clean heart. Dammi un cuore puro. Restore the joy to my salvation. Ristora in me la gioia della mia salvezza. Let your spirit, Lord, be free in my life. Che il tuo spirito sia libero dentro nella mia vita. Let me lift up holy hands. Che io possa alzare mani pure. Without wrath and doubting. Senza ira, senza dispute. Let me praise you. Aiutami a poterti lodare. With my whole heart. Con tutto il mio cuore. You see, sometimes a volte we get away from God because we are sheep. Noi ci allontaniamo da Dio perché siamo delle pecore. And I hate to admit it, but sheep are known as dumb animals. Non mi piace più di tanto dirlo, però purtroppo le pecore a volte riescono ad essere stupide. And when you move away, you don't know where you are. E quando una pecora si allontana da Dio non sa dov'è. That's why David said in the last verse of Psalm 119. Ecco perché Davide nell'ultimo verso del Salmo 119. He said, "Come after me, O Lord." Dice, Signore, vieni a cercarmi. Come and find me, O Lord. Vieni a trovarmi. There are times that I don't know what to do. Perché ci sono momenti quando io non so cosa fare. I'm not sure what to ask for. E non so neanche cosa chiedere. But I say, God. Ma dico, Signore, you know where I am. Tu sai dove io sono. You know what I need. Tu sai cosa ho bisogno. Sometimes I don't even know what I need. A volte io non so neanche cosa ho di bisogno. But we say, God, revive me. Signore, risvegliami. Revive me, O God. Dio, risvegliami. Revive my faith in your word. Risveglia la mia fede nella tua parola. Because your word says. Perché la tua parola dice. That he is able. Che tu sei più che in grado. Do you believe that tonight? Credete voi in questo stasera? Do you believe that tonight? Credete voi in questo stasera? I'm trying to let you know that God is going to revive you personally. Sono qua per dirti che Dio vuole risvegliarti personalmente. Hallelujah. I feel the Holy Ghost in this house tonight. Sento lo Spirito Santo in questo luogo stasera. You know, we all need a personal revival. Tutti noi abbiamo bisogno di un risveglio personale. How many of you have ever been through a dry place in your life? Quanti di voi siete mai stati in un deserto nella vostra vita? Un deserto spirituale. Through a dry place. You've been through a trial. Avete attraversato delle prove. And you don't know what to do. E non sapete cosa fare. But you say, Lord, just speak to me. Ma dite, Signore, parlami. Because one word from God. Perché una parola da Dio. Can change everything. Può cambiare tutto. One word from God can revive your spirit. Una parola da Dio può risvegliare il tuo spirito. One word from God can change your mind. Una parola da Dio può cambiare la tua mente. It can give you a miracle eyes. E può darti degli occhi che vedono il miracolo. It can give you a miracle mind. Può darti una mente che capisce il miracolo. And you can see what God wants you to see. E potrete vedere ciò che Dio vuole che voi vediate. Psalm 118 says. Salmo 118 dice. Verse number 5. Verso 5. In my distress I called upon the Lord. Nella mia difficoltà invoco il Signore. And the Lord answered me. E il Signore mi risponde. And set me in a large place. E mi mette in un luogo ampio, sicuro. Now let me say something to this church right now. Voglio dire qualcosa a questa chiesa proprio ora. God's getting ready to set you in a large place. Dio si sta preparando per traslocarvi in un luogo più grande. Not only spiritually, non solo spiritualmente, but physically. Ma fisicamente. Amen. I am preaching. Amen. That revival is here. Sono qua per dirvi risveglio qua. But we've got to see it.
ma dobbiamo vederlo. And then we got to believe it. Dobbiamo crederlo. It doesn't matter what the devil says. Non ha importanza cosa il diavolo dice. It doesn't matter what doubters say. Non ha importanza cosa i dubbiosi dicono. It doesn't matter what anybody says about it. Non ha importanza cosa tutti gli altri dicono. When God speaks it, quando Dio lo dice, it shall be done. Succederà. It shall be done. Sarà fatto. Amen. Hallelujah. Oh, I feel the Holy Ghost. Hallelujah. Say it. Revive me, O Lord. Signore, revive my mind, O Lord. Revive my vision, O God. Revive my heart, O Lord. Il mio cuore. Hallelujah. Restore unto me the joy. Restore my soul. Restore in me la gioia della salvezza. Hallelujah. Oh, yes. He said, I'm going to set you in a large place. And then the next verse. E poi il verso successivo dice, he says, the Lord is on my side. Il Signore è accanto a me, dalla mia parte. I will not fear. Io non temerò. What can man do unto me? Quello che l'uomo, gli uomini possono farmi. How many know God's on your side? Quanti di voi sapete che Dio è dalla vostra parte? If God's on your side, se Dio è dalla vostra parte, it doesn't matter what kind of devil's coming against you. Non ha importanza che tipo di diavolo è contro di voi. If God's on your side, se Dio è dalla tua parte, it doesn't matter what kind of spirit of the enemy's trying to stop you. Non ha importanza che spirito del maligno cerca di fermarti. But every once in a while you've got to say it. Però di tanto in tanto voi dovete dirlo. Like David. Così come Davide lo dice. The Lord is on my side. Il Signore è dalla mia parte. The Lord is on my side. Il Signore è dalla mia parte. Amen. Devi dire il Signore è dalla mia parte. Signore dalla mia parte. Yes! Fai risparmio. He said in the middle of trouble. Nel mezzo delle tribolazioni. Don't wait for a thing to be perfect. Non aspettare che tutto sia perfetto. Don't wait for everything to get you think everything's got to be just right. Non aspettate per quanto le cose sono così come voi pensate debbano essere al posto giusto. He said in the middle of your trouble. Ha detto nel mezzo dei tuoi problemi. In the middle of your pain. Nel mezzo del tuo dolore. In the middle of your situation. Nel mezzo della tua situazione. God's going to revive you. Dio ti risveglierà. Il Signore dalla mia parte. Il Signore dalla mia parte. Amen. Do you believe that tonight? Credete voi in questo? Dalla mia parte. Amen. Yes, the Lord. Amen. Il Signore dalla mia parte. Dalla mia parte. I feel something in the Holy Ghost here right now. Sento qualcosa nello Spirito Santo. There is a personal revival. C'è un risveglio personale. That's the first step you've got to take. Che è il primo passo che dobbiamo fare. I can't just jump up on this platform. Non posso saltare su questa piattaforma. Probably pastor could. Forse il pastore può farlo. He's young. Lui è giovane. But I have to take it one step at a time. Ma io devo salire un gradino alla God, volta. I need a personal revival. Dio, ho bisogno di un risveglio personale. And then David says, Lord, revive us, O Lord. E poi dopo Davide dice, Signore, risvegliaci. Revive me. Risveglia me. Revive us. Risveglia noi. When I get revived, quando io vengo risvegliato, the church gets revived. La chiesa comincia a essere risvegliata. Like an army. Come un esercito, we've got to walk together. Dobbiamo camminare insieme. We got to march together. Dobbiamo marciare insieme. The Bible said they were all in one mind and one accord. La Bibbia dice che erano tutti di una sola mente, di un solo cuore. They were together. Erano insieme. In the upper room. Nell'alto solaio. And the Holy Ghost fell. E lo Spirito Santo venne. They prayed together. Pregarono. They worshiped together. Adoravano insieme. They shouted together. Allodavano. And the Holy Ghost came. E lo Spirito Santo venne. Oh, somebody stand to your feet. Qualcuno salti all'impiedi e lodi Dio. And say, God, together. Together. Insieme. Together. Insieme. Hallelujah. 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 You may be seated. John chapter 13, verse 34. Giovanni 13, verso 34. A new commandment have I given you. Io vi do un nuovo comandamento. That you love one another. Che voi vi amiate gli uni gli altri. By this shall all men know. Yeah.
E da questo tutti sapranno that you are my disciples. Che voi siete I miei discepoli. If you have love one to another. Se vi amate gli uni gli altri. Some people are very easy to love, like your pastor. Alcuni, come il vostro pastore, sono facili da amare. If you don't love your pastor, se tu non ami il tuo pastore, you got a problem. Hai un problema. He's easy to love. Lui non è difficile da amare. But then sometimes there are people that are not so easy to love. Ma poi ci sono persone che non è così facile amare. But the Bible commands us to love one another. Ma la Bibbia ci comanda di amarci gli uni gli altri. We are bound together in a brotherhood of love. Noi siamo legati l'uno all'altro da un amore fraterno. There's no big eyes. No, non ci sono persone importanti. There's nobody way down here that's not important. E altri che non contano nulla. Everybody, tutti, in this church, in questa chiesa, is important. È importante to the work of God. Per l'opera di Dio. Don't leave here. Non andate via da qui. Saying I'm not important to this church. Pensando io non sono importante per questa chiesa. God said I put you in my church. Dio dice che è lui che ci mette nella sua chiesa. I placed you in my body. Che è lui che ci mette nel suo corpo. And you are important to me. E tu, dice Dio, sei importante per me. I believe I ought to say that again. E credo di dover ripetere questo. You're important to God. Tu sei importante per Dio. You're not just a number. Tu non sei semplicemente un numero. You're not just anybody. Non sei uno qualsiasi. You are a child of a king. Sei un figlio del re. You are a chosen generation. Siete una generazione scelta. A royal priesthood. Un real sacerdozio. That you should show forth. Che voi dovreste mostrare. The praises of him. O emanare le lodi. Who hath called you out of darkness into his marvelous light. Di colui che ci ha chiamati dalle tenebre nella sua meravigliosa luce. I'm glad I'm in the body. Sono contento di far parte del corpo. I feel like hugging every one of you. Mi sento di sento il desiderio di abbracciare tutti quanti voi. Because you're my brothers and you're my sisters. Perché voi siete miei fratelli, voi siete mie sorelle. By this shall all men know. Da questo tutti sapranno. That you have love. Che voi avete amore. You love him. You love him. Amate lui. But you also must love your brother. Ma dovete amare pure il vostro fratello, vostra sorella. Thank God for the church. Grazie Dio per Thank God for this body. Grazie Dio per questo corpo. And I said, God. E io dico Dio. Is going to set you in a large place. Dio vi metterà in un luogo più ampio. You see, the devil is an accuser of the brethren. Il diavolo è un accusatore dei fratelli. He wants to bring up your past. E cerca di portare davanti agli occhi il passato. He wants to remind you of where you came from. Cerca di ricordarvi da dove provenite. Somebody said, remind him of where he's going. Ma qualcuno ha detto è importante che ci venga ricordato dove stiamo andando e che noi dobbiamo dire e ricordare al diavolo dove lui sta andando. Amen. The Bible, Paul lists a lot of people that used to be in darkness. He said there were those that were adulterers and fornicators and all the other ones he mentioned there. Paolo fa una lunga lista di persone che erano nelle tenebre, adulteri, bugiardi e così via. And he said such were some of you. E poi Paolo dice e tali eravate alcuni di voi. But you are washed. Ma siete stati lavati. But you are sanctified. Siete stati santificati. By the blood of Jesus Christ. Dal sangue del Signore Gesù Cristo. Thank God we're in the body tonight. Grazie Dio facciamo parte del corpo di Cristo Thank stasera. God we're together tonight. Grazie Dio siamo insieme stasera. Everybody say revive me. Tutti quanti diciamo risvegliami. Revive us. Risvegliaci. Come on, say revive us. Diciamolo, risvegliaci. Revive us together. Revive us together. Together. Insieme. Together. Insieme. Hallelujah. Where two or three are gathered together. Dove due o tre sono riuniti insieme. In my name. Nel mio nome. There am I in the midst of them. Io sono là in mezzo di loro. And then the third step. E poi il terzo passo. Habakkuk 3 and 2. Habakkuk capitolo 3 verso 2. Revive thy work, O Lord. Signore, risveglia la tua opera. Revive thy work, O Lord. Risveglia la tua opera. In the midst of the years.
nel mezzo della, dei nemici, dei gentili. Revival, risveglio, is here, è qui, for the church, per la chiesa. In these days, in questi giorni, get ready, preparatevi. This will be the greatest revival. Questo sarà il più grande risveglio this church has ever seen. Che questa chiesa abbia mai visto. I don't care what you hear right now. Non mi importa cosa sentite in giro proprio ora. I don't care what your eyes are seeing right now. Non mi importa quello che i vostri occhi vedono. The Lord says, I'm getting ready. Il Signore dice, io mi sto preparando. To do a new thing. A fare una cosa nuova. I'm getting ready to do a new thing. Mi sto preparando a fare una cosa nuova. There will be revival. Ci sarà risveglio. Backsliders are coming back. Le persone sviate ritorneranno a Dio. I felt that to, right now. Backsliders are coming back. Persone sviate ritorneranno. Lo sento da parte di Dio. Hallelujah. Ha! Ha! Sì, Signore. Ha! I believe it. Lo credo. Some of you have unsaved or backslidden children. Alcuni di voi avete dei figli sviati. Maybe you have a backslidden wife or husband. Oh, qualcuno di voi ha un marito, una moglie sviata. God is talking to them right now. Dio sta parlando a loro proprio ora. God is speaking to them right now. Dio sta parlando a loro proprio ora. I was preaching in a church. Stavo predicando in una chiesa. And we had a great service that night. The Holy Ghost moved. Quella sera abbiamo avuto un servizio benedetto, Dio ha agito in mezzo di noi. The next day I went over to visit a man that had been backslidden for 17 years. E il giorno dopo sono andato a visitare un uomo che si era allontanato da Dio 17 anni prima. And I invited him to come to church that night. E l'ho invitato a venire in chiesa quella sera. He didn't come that night. Quella sera lui non venne. But we heard from him later and he said, something happened to me last night. Però qualche giorno dopo lo abbiamo sentito e lui ha detto, il giorno dopo lo abbiamo sentito e lui ha detto, qualcosa è successo in me ieri sera. He said, I was sitting in my apartment. Ha detto, ero seduto a casa mia. And he said, I began to weep, cry. E ha detto, ho cominciato senza alcuna ragione a piangere. He said, I walked outside and smoked a whole pack of cigarettes. Ha detto, sono uscito fuori e ho fumato un intero pacchetto di sigarette. He came the next night. He came the next night to church. E poi la sera successiva venne in chiesa. And that night after 17 years. E quella sera dopo 17 anni. He was a backslidden Pentecostal preacher. Lui era un predicatore pentecostale che si era sviato. God refilled him with the Holy Ghost. Dio gli rinnovò lo Spirito Santo. He did not know it. Lui non lo sapeva. But he had cancer in his body. Ma aveva un cancro nel suo corpo. In 6 months he died. E dopo 6 mesi morì di cancro. But he died full of the Holy Ghost. Ma è morto ripieno dello Spirito Santo. I am preaching tonight. Sto predicando stasera. That there are backsliders coming back. Che ci saranno degli sviati che ritorneranno. Get ready, they're coming. Preparatevi, stanno ritornando. Revive thy work. Risveglia, risveglia la tua opera. Miracles, miracoli, healing, guarigioni. Open the eyes of the blind. Signore, people receiving the Holy Ghost. Persone che ricevono lo Spirito Santo. If you believe that, se voi credete questo, if you believe that, se voi credete questo, I want you to stand with me right now. Voglio che vi alziate insieme a me. And lift your hands and say, Lord, I believe it. E alziate le vostre mani, revive dicendo, Signore, me, O Lord. Lo credo, risvegliami. Revive us, O Lord. Risvegliaci. And revive thy work, O e Lord. Signore, risveglia la tua opera. Alleluia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. I thank you, Lord Jesus. Ti ringrazio, Signor Gesù. I thank you for revival. I thank you for what you're doing in this place. Ti ringrazio per il risveglio. Ti ringrazio per quello che tu stai facendo in questo luogo. I'd like for you that believe what I'm preaching. Desidero chiedervi di credere quello che ho predicato. If you have someone in your family that's backslidden,
se avete qualche membro della vostra famiglia che si è sviato da Dio, even though they're not here right now, nonostante non siano qua, I want you to bring them up here to the altar by faith. Voglio che portiate quel vostro familiare qui all'altare per fede. I want you to bring them to the altar by faith. Voglio che portiate il vostro familiare sviato qui all'altare per fede. If you need a personal revival, I want you to walk up here by faith. E se tu hai bisogno di un risveglio personale, and believe that God is going to do a work in your life. E credi in Dio che Dio farà un'opera nella tua vita. Hallelujah! Oh yes! Hallelujah! Come to this front right now by faith and believe. Venite qua davanti per fede e credete. That nothing is impossible. Che nulla è impossibile con Dio. It's getting ready to happen. The Holy Ghost. Succederà nello lo sento nello Spirito Santo. It's getting ready to move in a very special way. Lo Spirito Santo sta preparando ad agire in un modo speciale. People are coming. Le persone stanno venendo. Backsliders are being stirred. Degli sviati saranno ristorati. Hallelujah. Come on, reach out to him right now. Pray. Alzate in the Holy Ghost.